Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Commando 8, nuova radio dell'iFlight, ideale per droni FPV. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la radio, un set di adesivi, gli stick ed una chiave esagonale. La prima cosa da fare quindi è avvitare gli stick. La filettatura è da 2 mm. Passando alla pagina prodotto possiamo notare come al momento abbiamo le versioni Express LRS 2.4 GHz ed Express LRS 915 MHz. Le versioni con modulo multiprotocollo sembrano fuori produzione, tuttavia non è un grosso problema perché ormai la scelta migliore è prendere direttamente un radiocomando con protocollo Express LRS. Io ho scelto la versione a 2.4 GHz, ma frequenza a parte tutte le specifiche sono identiche, quindi la recensione è valida per entrambi i modelli. La Commando 8 si presenta come un radiocomando stile joypad con stick e interruttori ben accessibili. La qualità della plastica sembra buona e sul fondo abbiamo un'impugnatura in gomma per aumentare grip e comodità. Le dimensioni sono molto contenute e la larghezza massima è di circa 16 cm. Mentre l'altezza è di circa 13 cm. La profondità, tralasciando la sporgenza degli stick, è di circa 5 cm. Il peso è di 309,4 grammi. Vediamo ora nel dettaglio questa Commando 8 partendo dagli interruttori. Questi sono solamente 4 e sono posizionati nella parte posteriore. Abbiamo due interruttori a pressione all'esterno e due interruttori a tre posizioni all'interno. Come notiamo, non abbiamo né un potenziometro né un interruttore momentaneo. Per il potenziometro ci si potrebbe anche passare sopra, ma l'assenza di un interruttore momentaneo mi sembra una grave mancanza. L'interruttore momentaneo infatti è quello dedicato al pre-arm, comando che non può mancare assolutamente in nessun drone FPV. Passando all'antenna ne abbiamo una di tipo richiudibile che può essere posizionata sia orizzontale che verticale. L'antenna è tarata in base al modulo che scegliete, quindi se prendete la versione con Express LRS a 2.4 avrete l'antenna a 2.4 GHz, se scegliete la versione a 900 MHz avrete l'antenna a 915 MHz. Come notiamo non è disponibile una versione dell'antenna a 868 MHz, per questo motivo la scelta a 900 MHz potrebbe non essere la più indicata per il territorio EU. Passando ai gimbal troviamo quegli All Sensors di serie, la corsa e la dimensione sembrano più piccole rispetto a quanto visto su radio simili. Il feeling è buono con una consistenza di movimenti uniforme su entrambi gli assi. Una caratteristica interessante è poter passare da modo 2 a modo 1 senza dover smontare la radio, agendo direttamente dalle due viti accessibili rimuovendo l'impugnatura in gomma. Con questa vite liberiamo lo stick del gas, mentre con questa ne modifichiamo la sua resistenza. Ritornando nella parte anteriore notiamo un anello in metallo per la tracolla. Una volta agganciata la radio rimane ben bilanciata. Per quanto riguarda questi due piccoli joystick si tratta dei comandi di navigazione. Questo sulla destra va a sostituire la rotella, mentre questo sulla sinistra sostituisce i tasti menu, pagina e indietro. Se siete abituati ad altre radio, questo metodo all'inizio potrà sembrarvi un po' scomodo, ma dopo qualche utilizzo ci si prende subito la mano. Come possiamo vedere non è presente alcun tasto trim, a conferma che questa radio è pensata per i droni FPV piuttosto che per altre tipologie di modelli come la fissa o altro. Il display è un LCD da 1.3 pollici con risoluzione 128x64 pixel, scelta ormai comune per radiocomandi di questo formato. Nella parte anteriore abbiamo lo slot per la microSD, il tasto accensione e una porta USB tipo C. La microSD è inclusa insieme alla radio e si tratta di una SanDisk da 4 GB. La porta USB tipo C può essere usata per ricaricare la batteria interna della radio o per collegare la Commando 8 al simulatore. Come sempre sono supportati tutti i principali come Liftoff, Velocidrone, DRL e così via.
Quando la radio sarà in carica noteremo questi LED che ne indicano lo stato. Quando saranno tutti e quattro verdi la ricarica sarà completa. Il metodo per accendere e spegnere la Command 8 è un po' diverso da quello delle altre radio. Infatti una singola pressione, sia veloce che prolungata, ci dà lo status della batteria, mentre per accenderla dobbiamo premere due volte il tasto, prima con una pressione veloce, poi con una prolungata. Welcome to HTX. Come abbiamo sentito, la radio viene venduta con preinstallato EGTX. Questa che vedete è la versione attuale installata, si tratta di una release di Flight. La Command 8 infatti verrà supportata ufficialmente a partire da EGTX 2.8. Per chi ha familiarità col sistema OpenTX troverà questa radio molto semplice da usare. Se invece questa è la vostra prima radio, in descrizione vi lascio la mia playlist con tutti i tutorial che ho realizzato per questo sistema. All'accensione della radio possiamo sentire la ventola del modulo. Sinceramente posso dire che per me non è fastidiosa, ma che comunque si percepisce. Qui il discorso è soggettivo, per alcuni potrebbe essere indifferente, mentre per altri potrebbe essere fastidioso. All'esterno comunque il rumore si dovrebbe percepire molto meno. La ventola al momento è fissa e non tiene conto delle potenze del modulo, a differenza di altri moduli Express LRS dove la ventola si spegne automaticamente per potenze inferiori a 250 mW. Non è da escludere comunque che la ventola possa essere regolata in seguito con i prossimi aggiornamenti di Express LRS. Come sempre Express LRS si configura tramite Lua Script. Premiamo il tasto menu, scendiamo fino a trovare Express LRS e premiamo Enter. Per quanto riguarda il modello a 2.4 GHz, come refresh possiamo scegliere tra 50, 150, 250 e 500 Hz. Un packet rate più alto ci darà una minore latenza, ma contemporaneamente andrà a ridurre la distanza massima che potrà percorrere il modello. Per freestyle il mio suggerimento è usare 250 Hz, mentre per racing i 500 Hz sono ottimi. Per long range invece potete valutare un packet rate di 150 Hz o inferiore. Tenete conto che il packet rate influisce sul carico di lavoro del modulo, quindi più alto il valore maggiore sarà il consumo della batteria della radio. Passando alla potenza possiamo scegliere tra 10, 25, 50, 100, 250 e 500 mW. Il mio consiglio è di evitare la potenza di 500 mW, perché surriscalda inutilmente la radio e fa scaricare velocemente la batteria. 150, massimo 250 mW riescono a coprire qualsiasi utilizzo vogliate fare con questa radio. Passiamo ora all'analisi del modulo. Come potete notare è all'interno del case della Command 8. Il modulo tuttavia è da considerarsi come esterno e viene visto dal sistema come tale. iFlight ha voluto portare un approccio diverso alla radio creando i propri moduli che si integrassero direttamente all'interno del case, questo per mantenere il sistema più pulito e compatto possibile andando a sfruttare l'antenna integrata. Tuttavia se preferite usare dei moduli esterni potete prendere il coperchio iFlight, come notate qui ci sono i pin per agganciare qualsiasi tipo di modulo light. Visto che ho aperto la radio procedo anche ad aggiornare Express LRS, vi ricordo che è possibile farlo via cavo USB come farò io adesso, o in alternativa tramite Wi-Fi. Per quanto riguarda il metodo Wi-Fi è possibile farlo tramite PC appoggiandosi alla rete domestica, o tramite smartphone usando l'applicazione SpeedyB. Per entrambi i metodi ho già realizzato dei tutorial specifici, se volete procedere tramite aggiornamento Wi-Fi vi lascio le mie guide in descrizione. Iniziamo scaricando l'Express LRS Configurator dalla pagina GitHub, anche questo link lo trovate in descrizione. Vi ricordo che i sistemi operativi Windows supportati sono 8, 10 e 11. Espandiamo Assets e scarichiamo il file per il nostro sistema operativo, io Windows quindi scarico questo. Dopo aver installato e avviato il configuratore ci appare questa schermata. In Release scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Target apriamo il menu a tendina Device Category e scegliamo iFlight 2.4 GHz o 900 MHz a seconda di cosa abbiamo acquistato. Io ho preso la versione a 2.4 GHz. In Device scelgo iFlight 2400TX, chi ha preso la versione a 900 MHz deve scegliere iFlight 900TX.
Come metodo per il flash bisogna selezionare UART. Le impostazioni qua sotto vanno bene come le vedete nella maggior parte dei casi, modificatele solo se effettivamente sapete cosa cambiare. Qui è importante scrivere la vostra password, che deve essere uguale anche su tutte le riceventi che volete abbinare a questo radiocomando. Ora, prima di continuare sul configuratore, mi sposto un attimo nella radio. Per procedere all'aggiornamento collego il cavo USB nella porta del modulo. Non c'è bisogno di premere alcun tasto, ma basta semplicemente collegare il cavo. Allo stesso modo la radio può rimanere spenta e non è necessario che rimanga accesa durante l'aggiornamento. Quindi lascio tutto così e ritorno sul configuratore. Ok, il cavo USB è collegato, quindi posso fare build and flash per far partire l'aggiornamento. Il processo impiegherà alcuni minuti, soprattutto se questa è la prima volta che aggiornate. Molto bene, aggiornamento completato. Adesso non mi rimane che fare una prova su un modello che è già una ricevente con la stessa password del modulo. Perfetto, come vedete il bind avviene in automatico senza dover fare nulla. Modulo e ricevente comunicano tra loro perché hanno la stessa password. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e vediamo subito gli aspetti positivi e negativi di questo nuovo radiocomando iFlight. Per quanto riguarda la qualità costruttiva è buona e la sensazione è di avere tra le mani un prodotto rifinito. Ottima l'antenna integrata, che può essere messa sia orizzontale che verticale. Buoni anche i gimbal, che danno un buon feeling in tutti i loro movimenti. Altre note positive sono l'anello per la tracolla e la micro SD SanDisk da 4 GB. Ottimo il modulo Express LRS, che non vado ad occupare ulteriore spazio nella radio sfruttando l'antenna integrata. Passando agli aspetti negativi, sicuramente il comparto switch andrebbe rivisto, con l'aggiunta di almeno un interruttore momentaneo ed un potenziometro, che comunque può tornare sempre utile. Per quanto riguarda le batterie interne, è positivo il fatto che vengano utilizzate due 18650. Nell'ottica di un'eventuale sostituzione, sono batterie che si reperiscono facilmente, non costano tanto ed hanno un'ottima durata. Tuttavia sarebbe stato decisamente meglio un sistema che permettesse la sostituzione senza dover smontare la radio. Inoltre il fatto che siano in parallelo piuttosto che in serie non mi convince al 100% e potendo scegliere avrei preferito quest'ultima possibilità. In conclusione, nonostante questa radio abbia alcuni difetti, mi sento lo stesso di consigliarla. iFlight ha cercato di fare con Express LRS quello che TBS ha fatto con Crossfire. Infatti questa Command 8 ha molte affinità con la Tango 2, che si rivolge ad un determinato target di utenti piuttosto che cercare di accontentare tutti. Ovviamente la proposta TBS è un gradino più in alto, a mio parere comunque questa è la strada giusta e l'abbandono del multiprotocollo e delle riceventi di passata generazione per me è una cosa positiva. Per questo motivo mi sento di consigliarla a chi sta cercando la sua prima radio e vuole un modello compatto con un protocollo al passo coi tempi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.